Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Regolamenti dell'Unione Europea 611 e 615 del 2014. Conoscere e degustare il radicchio di Verona IGP, un momento per valorizzare la tipicità di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio del Veronese, di una parte del Vicentino e del Padovano. Presentato a Bardolino durante la manifestazione Vinitaly Antecity che quest'anno ha coinvolto alcuni comuni veronesi. Presentazione nello stand della cooperativa che ha gestito l'evento, a cura del presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del radicchio di Verona IGP, Cristiana Furiani, e di Enzo Gambin, direttore AIPO, l'associazione interregionale produttori olivicoli, che ha evidenziato per il radicchio di Verona IGP le caratteristiche qualitative, le qualità organolettiche percepibili alla vista, all'olfatto e al gusto, nonché le specificità salutari per il contenuto in sali minerali, vitamine e amminoacidi. Un ortaggio con il cespo a forma di grumolo compatto che assume una colorazione rosso scuro intensa con la nervatura principale delle foglie sviluppata, di colore bianco e di gusto gradevolmente amarognolo. Versatile in cucina e ottimo abbinamento nelle insalate con l'olio extravergine di oliva. Cristiana Furiani, presidente Consorzio Tutela Radicchio di Verona IGP. Oggi qui a Bardolino il radicchio in primo piano. Il consorzio, cos'è questo consorzio? Cosa fa? Sto radicchio dove viene prodotto? Allora, il consorzio nasce nel 2011. Siamo dentro tre confezionatori e una ventina di produttori delle zone del disciplinare. Le zone identificate dal disciplinare sono comuni all'interno delle province di Padova, Vicenza e Verona. E sono comuni che hanno ottenuto nel 2008 l'identificazione geografica protetta. Quindi nel 2011 un decreto ministeriale riconosce il consorzio e gli riconosce la possibilità di promuovere, tutelare e far conoscere il radicchio di Verona IGP. Tutelarlo, chi non ha ovviamente la possibilità di chiamarlo radicchio di Verona non può certificarsi, quindi noi dobbiamo, come tutela al consumatore, andare a verificare che il prodotto immesso al consumo, che si chiama Verona, sia effettivamente abbia seguito l'iter di certificazione. Promuovere a manifestazioni come questa, noi dobbiamo essere presenti per andare a promuovere, a far assaggiare il prodotto, a dire quanto il prodotto è buono, versatile, perché è buono sia crudo che cotto, e quanto sia importante consumare il radicchio di Verona IGP per la nostra salute, in quanto è ricco di antiossidanti, antociani, polifenoli, sostanze che aiutano a stare bene. Ecco, a proposito di radicchio buono, è buono e come possiamo mangiarlo? Lo mangiamo crudo, lo abbiniamo? Lo possiamo mangiare, appunto, come dicevo prima, è molto versatile, quindi si può mangiare crudo e si può mangiare anche cotto. Noi presentiamo ogni anno a dei concorsi ai cuochi la possibilità di cucinare questo radicchio dall'antipasto al dolce. Ci sono delle crostate a radicchio di Verona IGP e cioccolato che sono stupende. Come è buonissimo mangiato crudo come antipasto, aiuta e stimola la digestione, come è buono in un risotto, in una lasagna, al forno. Ma se mangiato crudo, sì. Così non ci vuole niente sopra, che so, un filino d'olio, un... E certo, anche crudo ovviamente. Noi abbiamo, una delle ricette più importanti per noi è il radicchio tagliato a spicchi. Lo prendi, lo tagli in quattro, lo fai a spicchi, ci metti un po' di grana, un po' di olio e... Olio extravergine d'oliva ovviamente. Olio extravergine di oliva. E ci metti un po' di aceto ed è buonissimo, questo diventa o un contorno o un piatto unico. E poi mi diceva che questo radicchio non si mangia solo nel Veronese ovviamente e nella zona di produzione, il Padovano e il Vicentino, ma... Beh certo, il consorzio lo sta promuovendo ovunque. Allora partecipiamo anche ogni anno a una fiera a Berlino, che è una fiera mondiale, quindi quando il consorzio è presente a Berlino
dà visibilità al consorzio a tutto il mondo, è una fiera dove partecipa veramente tutto il mondo, quindi dagli americani ai giapponesi il radicchio viene assaggiato veramente da tutti. Quindi questo radicchio si deve per forza assaggiare, insomma. Beh, insomma, il miglior modo per conoscerlo è quello di assaggiarlo, così uno sente quanto è buono e ovviamente poi studiandolo capisce quanto fa bene. E continuerà a mangiarlo. Eh? E continuerà a mangiarlo. Continuerà a mangiarlo, sono sicura di sì. Enzo Gambin, direttore AIPO, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli. Qui oggi si parla di radicchio e per il radicchio ovviamente ci vuole l'olio. Sono due prodotti altamente salutari, ma che proprietà hanno in realtà il radicchio e poi l'olio? Beh, il radicchio appartiene alla famiglia delle cicorie e pertanto è un prodotto orticolo ad alto contenuto di fibre. Poi la Presidente ha parlato di antociani, antocianine, di polifenoli. Ora, della fine, che cosa sono? Questi sono degli antiossidanti naturali, entrano all'interno del nostro organismo e danno una mano a mantenerlo in buona salute. Perché? Perché vanno a catturare i cosiddetti radicali liberi e danno la possibilità al nostro organismo di espellerli. Ma a questo si aggiungono anche un buon contenuto di sali minerali e poi tanta piacevolezza. Tanta piacevolezza a cui si deve abbinare anche un condimento particolare, l'olio extravergine di oliva. Importante perché l'olio extravergine di oliva? Perché dà la possibilità di introdurre nel nostro organismo tutte quelle vitamine presenti nel radicchio, vitamine che sono liposolubili, pertanto per essere assunte durante il momento della digestione devono essere proprio veicolate, trasportate da una matrice lipidica. Meglio se l'olio extravergine di oliva, perché all'interno dell'olio extravergine di oliva ci sono anche delle altre sostanze antiossidanti naturali, anche qui polifenoli, l'olio perina e l'olio cantale. Pertanto un mix straordinario per mantenere il nostro organismo non in buona ma in ottima salute. E qui a Bardolino oggi abbiamo proprio una degustazione di radicchio di Verona e di olio extravergine d'oliva abbinati. Stiamo assaggiando del radicchio di Verona per andare ad effettuare un'analisi sensoriale per capire la croccantezza, per capire l'amaro, per capire la fibrosità, ma per capire anche tutti quei retrogusti che rimangono dopo aver assaggiato il radicchio. Dopo abbiamo anche l'assaggio dell'olio extravergine di oliva delle nostre colline veronesi, ma anche del lago di Garda, e dopo l'abbinamento olio e radicchio, andando a capire quindi cosa vuol dire condimento, perché condimento, condire, dire assieme, pertanto un prodotto a indicazione geografica protetta del territorio che va ad unirsi a due oli prodotti nel territorio stesso, l'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella DOP e l'olio extravergine di oliva Garda DOP. A conclusione della degustazione guidata, il cooking show alla scoperta del radicchio di Verona IGP con lo chef Alessandro Tannoia della Bottega dello Speziale. L'impasto viene fatto con farina tenere e lievito di birra, in questo caso per velocizzare l'operazione. Importante la fase del pestare, schiacciare, pigiare la pasta, pinsere in latino, da cui derivano i termini pinza e quindi pizza. Preparata la pasta, dopo una pennellata di ottimo olio extravergine di oliva, viene passata in forno per pochi minuti, successivamente guarnita con salsa di radicchio di Verona IGP all'amarone, ricotta e una spolverata di fiori di calendula dell'orto botanico del Monte Baldo. Per finire, una speciale insalata di radicchio di Verona IGP e erbe officinali dell'orto botanico. Il sale verde aromatico viene passato al pestello in un mortaio. Ed ecco la preparazione con foglie di radicchio di Verona IGP disposte in bella vista ai bordi del contenitore, e poi l'inserimento di melissa, achillea, acetosella, salvia sclarea, nepitella e fiori, tutte erbe dell'orto botanico di Novezzina sul Monte Baldo. Il tutto con un pizzico di sale verde aromatico e condito magistralmente con un dressing di olio extravergine di oliva, olio essenziale di limone e melissa. Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia.
Regolamenti dell'Unione Europea 611 e 615 del 2014.